Una giornata importante per definire in un certo senso lo scenario economico e il rapporto Roma-Bruxelles. Si dovevano conoscere i dati che Bruxelles avrebbe dato sul, come dire, sui nostri documenti contabili, sulle prospettive e via di seguito. Quindi attesa molto intensa negli ambienti economici, finanziari e politici. Dino Sorbona è pronto per fare, come al solito, una brillante sintesi di quello che è il quadro della situazione. Allora, come stiamo combinati? Come ci vedono dal cannocchiale di Bruxelles? Allora, le preoccupazioni emerse in questo mese sulla manovra economica sono messe in evidenza oggi proprio dai dati della Commissione europea che riguarda l'autunno e è un autunno direi proprio preoccupante perché dati alla mano da Bruxelles a fine 2018 il PIL dovrebbe essere 1,1 e non più 1,3 come era stato previsto dalle autorità italiane. Addirittura il nuovo documento di programmazione economica e finanziaria prevede per il 2019 l'1,5 e invece la Commissione non va oltre l'1,2% di crescita. Quindi, dopo una crescita solida del 2017, l'economia ha rallentato nella prima metà di quest'anno. Per quale motivo? Innanzitutto per l'indebolimento dell'export dovuto soprattutto a quei dazi posti in essere prima dall'America e poi dalla Cina. E poi c'è anche una caduta della produzione industriale. Accanto a questi ci sono dati che acclarano ancora e sottolineano l'incertezza del quadro economico, che sono quelli dei consumi. Quest'anno, questo ultimo periodo, vede i consumi in Italia addirittura scendere dell'1,6% nell'alimentare, del 3% nel non alimentare. Insomma, siamo in una situazione di decrescita, ma di stasi. Una ripresa dell'export il prossimo anno e una maggiore spesa pubblica che sosterranno una crescita moderata, ma c'è sempre quello che pesa, dice la Commissione, sul nostro Paese, il rischio del deficit, assieme ad interessi più alti che potrebbero mettere in pericolo anche le banche. Questo Senti c'è. Dino, Sì. ti volevo fare questa domanda. Ho letto sui giornali che Tria ieri ha abbandonato, diciamo, i lavori dei ministri finanziari riuniti per le, diciamo, nella zona Eurofin e Verseto. Ecco, e che quindi c'era stata questa specie di rottura, se non clamorosa e evidente, c'era stata però una tensione di nuovo a Bruxelles. Si è parlato, sempre i giornali hanno parlato di dialogo che si era riaperto, che si erano, come dire, allargate le porte, che si stava lì per trovare
un accordo. A te che risulta? Qual è effettivamente la situazione? La tensione permane fra i due poli? Allora, la tensione rimane, non solo rimane, ma l'Italia si è trovata nell'Eurogruppo isolata, l'unico paese messo alle corde. Tanto più che se voi vedete i dati oggi di crescita, l'Italia è sempre il lumicino di coda. Il Belgio cresce più dell'Italia, che è quello che cresce un pochino di più. All'1,5%, tutti gli altri paesi crescono molto di più. La stessa Inghilterra alle prese con la Brexit sta meglio del nostro paese. Quindi questi signori, i ministri dell'economia dell'Eurogruppo, hanno pensato che quei dati forniti dal ministro Tria fossero drogati, cioè che non si potesse raggiungere quella crescita dell'1,5%, né che si potesse stare dentro il rapporto deficit-PIL al 2,4. Addirittura la Commissione dice: attenzione, perché non solo supererete il 2,4, ma nel 2021 supererete il 3,1%. Quindi siete fuori quadra dalle regole dell'Unione Europea. E domani il portoghese Mario Centeno, che è il presidente dell'Eurogruppo, viene a parlare col ministro Tria e col presidente Conte per cercare di riallacciare un minimo, diciamo, di rapporti diplomatici per cercare di sbloccare la situazione. Ma noi ci siamo lasciati con il pezzo dell'altro ieri in cui le posizioni erano radicali. Da una parte i paesi dell'Eurogruppo che dicevano non crediamo alla manovra italiana così commessa, mentre il ministro Tria dice da qua non mi muovo. Beh, grazie e buon lavoro, grazie.